Salve ragazzi, sono Lady Nightingale e quest'oggi continuiamo con il mio Let's Play The Sims 4, usciamo insieme. Dunque, ho deciso di fare un piccolo cambiamento e questo piccolo cambiamento riguarda il nostro club. Paolo, chi ti ha vestito così? Oh mio Dio, dobbiamo fare un makeover a Paolo. Tipo, urgentemente, in ogni caso. Ok, vabbè, questi sono nudi. In ogni caso, pensandoci, mi sono detta, dato che il club di Paragons o modelli o Barbie o come vogliamo chiamarli, è un club quasi del tutto al femminile, insomma, vediamo qui. Infatti, c'è Siobhan, che è il capo, Sofia, Luna e Sergio. Infatti stavo pensando che comunque essendo i Paragons un club tutto al femminile, noi possiamo essere insomma i Ken per le loro Barbie, non so se mi spiego, per cui sì, il nostro club sarà composto del tutto insomma da uomini e saremo una specie di affiliati o insomma amici dei Paragons, per cui togliamo un attimo l'interazione, che dobbiamo essere cattivi con i Paragon. Che sta succedendo? In ogni caso, togliamo l'interazione in cui siamo cattivi con i Paragon e mettiamo l'interazione in cui siamo non possiamo essere cattivi con i Paragon. No, io direi che mettiamo l'interazione che non possiamo essere gentili con gli Avantgards o i Renegades. Sì, perché no? Non siamo gentili con i Renegades. O nessuno. Per un attimo mettiamo nessuno. In ogni caso, dopo aggiungiamo, insomma, delle attività che non possiamo fare o che possiamo fare. Insomma, il club è soggetto alle modifiche. In ogni caso, noi qui siamo adesso nei quartieri generali, insomma, nel punto di ritrovo dei Paragons. Infatti, adesso noi siamo in riunione del club. Vediamo un poco. Tra l'altro, un'altra cosa che volevo fare è che dal momento che i Paragon sono un gruppo, insomma, al femminile, tranne Sergio, che è un maschio, noi abbiamo bisogno di una femmina, giusto per adesso, per cui facciamo questo fatto e invitiamo Effie, perché Effie adesso è senza. Vabbè. Effie adesso è senza club, per cui non vogliamo. Insomma. Da subito a ballare, giustamente. Stavo dicendo, non vogliamo insomma lasciarla in disparte per adesso, perché per il momento almeno ci concentriamo puramente insomma sul Gentleman Club. Ok, sì, certo, ballate, ma io voglio mandare Prince. Che ci fanno i Renegades? Qui. Oh, guardate Katrina. No, sul serio, i Renegades qui che ci stanno a fare? Guardate chi c'è. Ok, adoro questo tizio, ma è un adolescente, infatti. Sì, perché i Renegades sono. Cioè, allora, a parte che il leader dei Renegades è un bambino. Ok? Per cui questo fatto già, insomma, la dice lunga sul gruppo. Ma in ogni caso, io vorrei trovare tipo Shoban. Perché, insomma, questo è il loro punto di ritrovo. Molto esclusivo, come potete vedere. Ma il gruppo non c'è, per cui possiamo fare due cose. E il primo è che o invitiamo tutti quanti a stare da noi. Oppure. Sentite, fate una cosa, andate a nuotare qui insieme. Mi sa. Che i Paragon non si presentano neanche oggi. Cioè, voglio sperare di sì, però intanto andiamo a nuotare un poco finché non si fa un po' più tardi e possiamo andare in discoteca a ballare un poco, non lo so. Vediamo. Vai, Prince, vai. Sei favoloso. Oh mio Dio, vestito no, per piacere. Oh mio Dio, sono tutti vestiti, che succede? Oh mio Dio.
mio Dio, oh mio Dio, aiuto. Perché Prince è vestito? Perché? Voglio una foto. Comunque, ok, il club dei gentiluomini. Al completo. Alcuni con le scarpe. Wow. Oh mio Dio, quello. Quel tuffo faceva male sul serio. Ok. Wow, Effie. Perché fai la sociale? Perché? No, Effie, per favore, vai di qua. Vieni a. No, anzi, Effie, fai un tuffo. Vai qua. Prince. Come mai sei vestito? Per piacere, no! Oh mio Dio. Ok, dove sono? Dove sono i nostri uomini? Perfetto. Comunque, io direi che, a parte questo. Ok, si sta già facendo sera comunque, facciamo saltare. Non. Katrina, vai via! Prince, lascia stare. Lascia stare proprio. Vai. Tuffo accigno. Vai, vai, vai. Ok. Di questo voglio una foto. Voglio una foto. Ok. Oddio, no, 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 no. Ah, che palle. Perché sono vestiti? Oh mio Dio. Perché si tuffano vestiti? Sì, bravo. Perché hanno tutti lo stesso costume? Ah, Prince, tra l'altro, che è tutto disinvolto, anche se è bagnato fradicio, secondo me. Tutto disinvolto che sta a messaggiare. In ogni caso, io direi di spostarci adesso in discoteca. Che si è fatta d'ora è ballare un pochino. Ok, dunque, vediamo un pochino. Ok. Sono cambiati tutti quanti. Comunque ho fatto un piccolo, piccolissimo recovery a Don Lotario. E tu, giustamente, adesso stai in costume da bagno. Mi sembra giusto. Effie ha un messaggio. Ehi, ho sentito che sei diventata l'amica di Jay Huntington III. È molto figo. Certo, lo so. Lo so. Ma, ok, questa cosa mi sa un po'. Di stalker in ogni caso. Senza perdere tempo, senza, insomma, restare in mutanda. insomma, davanti alla discoteca. Pure tu. Ok, cambiatevi per favore. Vale pure per te, Prince. Prince, per favore. Vabbè, in ogni caso andate qui e fate un ballo di gruppo. 1, 2, 3, stepping. Andate sperando che. E che succede? Prince è incastrato? Prince. Prince, per piacere. Per piacere. Wow, che faccia. Che faccia schifata. È la faccia classica da sono migliore di tutti voi. Ah, sì, lo sai. Ok. In ogni caso. Io volevo ballare. Fare un ballo di gruppo. Zzz! Prince, vestiti, per piacere. Ti giuro, se ti vesti ti vorrò bene il doppio, il triplo di quanto ti. Un attimo solo. Ok. Allora è vestito. Tutto a posto. Ballo di gruppo. Non mi deludere, per favore.
Non mi interessa, si spostano. Non mi interessa se non c'è spazio, si spostano. Per esempio, questa tizia, chi cazzo è? Si sposta. La mamma di Malcolm Landgraf. Si sposta. Mi si sta bloccando il gioco, non so perché. Ah, forse perché sto editando un altro video. Effi, Effi, no, per piacere. Senza la musica, ovviamente. Ovviamente. Ok. Don Lotario in fondo che non partecipa, ok. Wow, chi ha raggiunto il livello 2 di Balva? Facciamo un altro ballo a questo punto. Perché no? Wow. Ok, Prince è favoloso. Lascia stare. Wow, such drama. Wow, sono. Yeah! Ok, basta ballare. Ok, Prince ha fame. Essendo lui la persona più importante del mondo in questo momento per noi, lo mandiamo a mangiare. Se possiamo. Certo che possiamo, credo di sì, almeno. Ordina del cibo. Pretzel, pita e hummus. Ok, piatto di insomma carne e formaggio, patatine fritte, pesce e patatine, currywurst, non so cosa sia, i rotoli di pane, il coso di olive. Io direi, essendo insomma gente sofisticata, ordiniamo questo e poi Effi va qui e ordina piatto di olive. Effi ovviamente è ancora con il suo costume da bagno. Credo dipenda dal fatto che insomma ho impostato un codice di insomma d'abbigliamento per il club, per cui. Insomma, c'è questo glitch. Scusami, Prince ha ordinato una cosa, tu non gliel'hai più data. Scusami, tra l'altro dobbiamo proprio trovargli un lavoro perché si prende un piatto. Anzi no, prendete un piatto tutti insieme, per favore. Sì, certamente possiamo mettere pure lì il piatto. E stanno arrivando pure tutti gli altri. Abbassiamo questa cosa che mi sta facendo venire il cancro. Wow. Club al completo, insomma. Vedi che bel profilo che ha Prince. Girati. Cioè, guardatelo. Se non è il sim più bello che avete mai visto. Ok, abbiamo preso in primo piano il culo di Effi. Ciao Effi, bye bye. Sono contenta di avervi sfamati tutti quanti, anche se non abbiamo ancora un lavoro. Certamente dopo, ma tra l'altro voglio sapere questo che cos'è? È tipo un piatto di affettati col formaggio e i cracker. Ottimo. Ottimo. In ogni caso, io direi che voglio vedere i bisogni di Prince. Ok, è stanco. Effi sta morendo di Paolo. Ok, Paolo, lascia stare. È un insomma una categoria a sé stante, Paolo. Comunque, Effi andrà in bagno un secondo. Dopodiché,
andrà qui a parlare di qualcosa. Tra l'altro credo che siano amici lei e Paolo. Non voglio sbagliarmi. Chi è Sheldon? Ah, ok. Sono amici, per cui... Vai qui e lode il leader dei Gentleman Club. Vai qui e abbracciala. Oh mio Dio, Paolo! Ok. Ridicolo. Dopodiché può buttarci anche... Oh mio Dio, no, non vogliamo provare a fare un bambino, però può anche flirtare un pochino. Perché Don Lotario ha gli occhiali? Wow. In ogni caso, sì, puoi benissimo comunicare con Don Lotario. Ragazzi, adoro Don Lotario, non so cosa dirgli. Lo adoro. Oh mio Dio, Eliza! Oh mio Dio, stavo facendo pipì, che c'entri a fare qua dentro? Eliza! Eliza, perché non muori? Perché non muori? Eliza, vai via. Vai a socializzare con Paolo. Perché, oh mio Dio, io scippo tantissimo Paolo e Effie, ma tantissimo proprio. Li adoro insieme. Dobbiamo anche fare un makeover a Paolo, se per questo. Paolo? Mentre Prince andrà qui e potrà sfidare ad una gara di ballo Don Lotario, perché a quanto pare. Oh mio Dio, ok, a Paolo piace Prince Dahlia. Ottimo. Per cui io direi ma sì, andate a fare fichi fichi nell'armadio, perché no? Dopodiché credo che finiremo alla riunione del club. Un attimo. Effi, Effi, oh mio Dio. Che cosa poco signorile, oh mio Dio, oh mio Dio. Sì, certo, io come un paparazzo, insomma, a scattare le foto. No, no, certamente, no, non vi preoccupate, è normale, ragazzi, è normale. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Ok. Wow. Wow. Ottimo. Prince, non dormire, per favore. Infatti, pure Prince andrà qui e farà una cosa che un leader non dovrebbe fare mai e poi mai. Però lui è Prince, lui può, insomma. Oh mio Dio, basta! Basta! Oh mio Dio, lo stanno rompendo. Lo stanno rompendo. Vai qui, Prince, per favore. Oh mio Dio, pensavo fosse Prince. In ogni caso, Paolo, come va? Tutto a posto? Fai fichi fichi nell'armadio con Paolo. Perché no? Voglio dire, perché no? Perché no? Mi sembra un ottimo. Dato che una delle attività del club è quella di fare fichi fichi in giro, e dato che Prince non è per niente etero, perché non può usufruire di Paolo, che è tanto disponibile, anche se. Insomma, Paolo ha appena fatto fichi fichi con Effie. Effie ci rimarrà malissimo, secondo me. Non mi interessa. Non mi interessa, perché questa espansione, veramente non riesco ad essere seria in questa espansione, perché... Oh mio Dio. Cioè, due sconosciuti possono fare fichi fichi nell'armadio. Allora, cioè, voglio dire, perché non sfruttare questa occasione? Perché non possono farlo? Perché Paolo ha deciso di fare il cavaliere. Oh mio Dio, cioè loro stanno per fare fichi fichi e tutto il club in giro, insomma, intorno, che li guarda. Ottimo. No, Prince, non ti preoccupare, non ti preoccupare, vai.
Vai dopo in bagno. Oh, oh mio Dio. Effi. Cioè, Effi veramente non gliene frega proprio niente. Wow. Infatti, Effi non ci è rimasta neanche male. Adoro questa espansione. L'amo. L'amo. Oh mio Dio, mi sono persa. Oh mio Dio, no, mi sono perso l'interazione in ogni caso. Oh mio Dio. Cioè, hanno niente di meno, hanno scopato. Perdonatemi, hanno fatto fichi fichi davanti ad Effi. Effi non ci è neanche rimasta male. Anche se ha una cotta assurda per Paolo. Infatti, wow. Niente da dire, perfetto, perfetto. Perfetto, ragazzi, io credo che concluderò qui questa puntata. Spero vi sia piaciuta. Nel caso vi sia piaciuta, mettete un pollicione in su. Oppure commentate, fatemi sapere cosa devo o non devo fare. Datemi dei suggerimenti, dei consigli, delle proposte, tutto, insomma. Perché con questa espansione si può fare veramente tutto. In ogni caso, se volete seguire altri miei gameplay, iscrivetevi al canale. Altrimenti condividete, mi darete una grandissima mano condividendo. E niente, ragazzi, io sono Lady Nightingale e spero di parlarvi nel mio prossimo video. Ciao!